Buongiorno ragazzi, pochi grazie e benvenuti in questo nuovo video. Chiedo scusa se ho poca voce, chiedo scusa se sono un po' rincoglionito, ma mi sono appena svegliato e questo è l'unico momento libero della mia giornata. Detto ciò, ragazzi, volevo parlarvi di quanto è successo ieri sera, ovvero Pioli è stato esonerato dall'Inter. Lasciatemi pensare che si era messo d'accordo con la società Inter dicendo: se la Juventus va in finale dei Champions League, io me ne vado perché altrimenti non c'è altra scelta. In pratica mi stava a guardare la Juventus. E in pratica il commentatore dice: è finita, la Juventus è per la seconda volta in finale di Champions negli ultimi 3 anni. In quel momento esatto mi arriva il messaggio sul telefono, taradan, e le applicazioni con le notifiche. Ovviamente c'era scritto: Pioli esonerato, clamoroso. Allora, diciamo che clamoroso nemmeno troppo, sinceramente. Molti hanno detto: guardate, io molto spesso vado contro queste cose, ma più che altro qui c'è il disagio totale nella stagione dell'Inter e c'è veramente poco da giudicare. La stagione dell'Inter è stata diciamo, è paragonabile al cambio degli allenatori sempre all'Inter, cioè Mancini che viene cambiato una settimana, 2 settimane dall'inizio del campionato, De Boer che fa qualche partita e poi viene cacciato perché non riesce ad ingranare, arriva Pioli che non va bene, 3 giorni dalla fine va via Pioli anche, e arriva Stefano Vecchi che per la seconda volta consecutiva, cioè per il secondo anno consecutivo, chiuderà la stagione per quello che sembra come allenatore dell'Inter. Allora io sinceramente non lo so se la mossa sia stata azzardata o meno. Devo dire anche però che sinceramente, se l'Inter veramente vuole andare in Europa e non è una lotta a non andare, un po' come ormai ce la ridiamo tutti e ce la spassiamo tutti, perché Inter, Milan e Fiorentina sembra davvero stiano facendo la lotta per non andare in Europa, se è veramente una lotta per andare e non per non andare, a questo punto io credo che la mossa di esonerare Pioli sia veramente inevitabile, e aspettare qualunque altro momento sarebbe stato poi disastroso, perché comunque l'Inter ha ancora la possibilità di andare in Europa, ancora la possibilità di andare in Europa League come sesta, perché il Milan è lì alla portata. Per cui adesso servirebbe sinceramente osare e fare questo sprint con 3 partite, 3 vittorie, sperando che il Milan e la Fiorentina perdano più punti possibili. Io credo che alla fine, ragazzi, ora non so se Stefano Vecchi sia in grado di tenere una squadra fino a fine anno, anche perché l'anno scorso l'ha presa, non è che abbia fatto chissà cosa, non gli si chiede chissà che, e è inutile cominciare a dire: l'Inter, Vecchi si gioca la stagione in 3 partite. Credo anche che se Vecchi dovesse vincerle tutte e 3, probabilmente l'anno prossimo, cioè tra un paio di settimane, sarebbe comunque esonerato, per far spazio ad un allenatore più pronto, più esperto e comunque anche a livello internazionale più affermato. E ovviamente aggiungerei, perché se l'Inter veramente vuole instaurare un progetto con dei soldi, cioè con prelevando i giocatori con tanti soldi e portandoli a Milano, deve dare la squadra, secondo me, in mano ad un allenatore che possa, diciamo, convincere i giocatori a venire a Milano. Detto ciò, io non so sinceramente quanto il cambio possa far bene. Generalmente direi cioè non capite più niente. Però, ragazzi, allora, Pioli ha perso 5 delle ultime 7 partite, le altre 2 le ha pareggiate. Ha giocato contro squadre mediocri, altre meno mediocri, ma comunque sulla stessa falsariga delle squadre, cioè dell'Inter, cioè. Ha perso con la Fiorentina, ha perso col Genoa in zona retrocessione, ne ha presi 5 dalla Fiorentina, ragazzi. Cioè, 2 punti in 7 partite sono veramente poca cosa. Credo che l'Inter non facesse un rollino di marcia del genere veramente da anni immemori. Credo che con Mazzarri, con Benitez sia andata nettamente meglio, credo io, ragazzi. Poi andremo a rivederlo. Per cui sì, ok, complimenti a Pioli per il primo momento fatto con il grande ruolino di marcia nel quale l'Inter le vinceva tutte e faceva tante vittorie consecutive. Va bene, vanno bene tutte queste cose, ragazzi. Però va bene anche che Pioli ha fatto 2 punti in 7 partite, che gli avevano detto che il Napoli sarebbe stata l'ultima spiaggia. Invece lui non si è limitato a perdere con il Napoli, è stato riconfermato, ha perso anche con il Genoa, sbagliando un rigore a 2 minuti dalla fine. Cioè, nel senso, vabbè, non è che l'ha sbagliato Pioli, ci mancherebbe altro. La sua squadra ha anche sbagliato un rigore, quindi vuol dire che aveva anche un'opportunità in più. C'è poca incisività negli spogliatoi, ragazzi. C'è poca, come posso dire, c'è poca c'è poco contatto, altrimenti non c'è scelta. Si perde contro, cioè perdono contro squadre mediocri, perdono contro squadre inferiori, perdono per cali di concentrazioni, errori che a volte paiono voluti e altre volte meno voluti. Non so Pioli che lavoro abbia fatto negli spogliatoi, però sinceramente, se questo deve essere un cambio per puntare al sesto posto, io lo capisco. Cioè, magari non capivo se a cambiare l'allenatore fosse stato il Bologna, che ormai ha chiuso la stagione, il Cagliari o anche la Lazio. Vabbè, la Lazio sarebbe stato veramente idiota.
che ne so, il Chievo o il Torino con la Sampdoria, che sono squadre che ormai non lottano più per nulla. Ma l'Inter, come il Milan e come la Fiorentina, ma l'Inter che deve ancora lottare per l'Europa e che l'anno prossimo di sicuro, a differenza di Milan, la Fiorentina pure potrebbe farlo, però a differenza del Milan, l'anno prossimo di sicuro Pioli andrà a casa, allora tanto vale provare a dare uno scossone, mandarlo a casa adesso e vedere poi se all'arrivo di Vecchi cambierà qualcosa. Fatemi sapere cosa ne pensate come sempre, vi ringrazio per la visione, mi scuso se sto proprio rincoglionito ragazzi, ma oggi va così. Vi lascio come sempre qui sotto il link del Maestro 2.0 perché è bravissimo, prende tutti i pronostici del mondo e per me dovreste farci un salto, pagina Facebook in descrizione. Vi ringrazio per la visione, buon ciao Lala e ci vediamo come sempre ad un prossimo video.